Buongiorno a tutti, io sono Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, la parte serale che stiamo leggendo Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei. Stiamo leggendo praticamente i concetti della stregoneria del Paganesimo Politeista a proposito di spiriti, di percezioni spiritiche, e di quello che è in generale lo sciamanesimo, di quello che sono in generale le concezioni del mondo circostante. Abbiamo già fatto, questa è la quinta trasmissione, abbiamo già parlato di vari modi di percepire gli esseri di sola energia, abbiamo parlato degli esseri di sola energia dette larve, abbiamo parlato degli esseri di sola energia malati di morte, abbiamo parlato degli esseri di sola energia chiamati alleati. Abbiamo parlato del doppio degli esseri viventi della natura, abbiamo parlato del corpo luminoso degli esseri della natura dopo la morte del corpo fisico, abbiamo parlato delle interazioni soggettive e interazioni sensitive con coscienze di sé in percezione alterata, come l'essere sole, l'essere bosco, eccetera. Interazioni soggettive con con i mondi degli esseri di sola energia vitale, abbiamo parlato delle interazioni soggettive con tensioni consapevoli di sé. Abbiamo parlato di interazioni soggettive con le proprie proiezioni e abbiamo parlato degli dèi. E una volta parlato di questo, abbiamo cominciato il raffronto con alcune questioni sciamaniche, con alcuni sciamanesimi dell'Africa. Questa sera concludiamo questo piccolo trattato, dopodiché riprenderemo, penso che riprenderemo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Questo piccolo trattato che ha uno scopo, ha lo scopo di mettere dei paletti fissi, mettere delle condizioni fisse nella percezione degli esseri umani. Cioè, se io ho delle allucinazioni, queste si chiamano allucinazioni, se però quello che è la mia allucinazione è stimolata da un fenomeno esterno, c'è sì la mia allucinazione, ma c'è anche il fenomeno esterno che sollecita la mia allucinazione, per cui si chiama percezione. La differenza fra una percezione e un'allucinazione non è altro che la capacità dell'essere umano di descrivere ciò che percepisce. E siamo arrivati a questo punto. Vi ricordo che questo libretto sarà dato in omaggio a tutti i partecipanti al rito sull'altopiano di Asiago di agosto. Dopodiché sarà fornito anche agli altri. Allora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Abbiamo aperto tutta una serie di siti internet con cui collegarci con varie persone. Abbiamo aperto delle mailing list, liste di discussione su internet, le potete trovare su tutti i motori di ricerca italiani e anche su alcuni esteri. E niente, dai dati che abbiamo, dai contatori di accesso ai nostri siti, sembra che la velocità di accesso sia molto alta, insomma, siamo a cinquantina di persone in 3 giorni, una cosa del genere, insomma, nell'ultimo sito in cui è stato messo un contatore. Per cui i collegamenti con altre persone, altre entità, altri sentire pagani si stanno sempre di più ampliando, sempre di più costruendo. È chiaro che neanche noi sappiamo cosa costruiremo nel futuro, cioè quale sarà il paganesimo del futuro che andiamo a costruire. L'importante è che noi mettiamo dentro le nostre determinazioni e diamo la direzione della costruzione. La direzione della costruzione è qualificante rispetto a quello che andiamo a fare. Quello che noi sappiamo per certo è che noi facciamo ciò che si può sintetizzare in un paganesimo nordico, in una lettura del paganesimo nordico, e cioè che i pagani e gli apprendisti stregoni andranno ad Asgard, suoneranno il corno risonante e sveglieranno il cuore degli uomini e degli dèi. E il percorso che noi andiamo a fare è sempre un percorso di giustizia. E per giustizia intendo la divinità giustizia. Sul sentiero d'oro è ben descritto che cos'è giustizia. Bene, ritornando un attimino al trattato sul paganesimo politeista Spiriti e Dei, siamo arrivati all'undicesimo commento degli estratti che abbiamo fatto dal materiale che ci aveva inviato Pietro su alcune condizioni sciamaniche. Vi ricordo sempre che il termine morti viventi in questo ambito è inteso come spiriti
malati di energia vitale stagnata, che si presentano alla famiglia e che la famiglia riesce a riconoscerli come legati al morto, come legati al defunto. Per cui non è morti viventi come fossero il voodoo, come fossero la cinematografia, come ve li presentano loro. Questo è un altro discorso. Allora, il frammento 11 dice: dunque, la gente sta ben attenta a seguire i riti e le usanze appropriate riguardanti la sepoltura e le altre pratiche mortuarie, e offrono libagioni e cibo se è contemplato nei riti. In alcune società si ha molta cura delle tombe, poiché si ritiene che i morti viventi dimorino vicino ad esse, che a volte sono collegati nelle case dove avevano risieduto i defunti. Nel paganesimo romano, libitina stava ad indicare la precarietà dell'esistenza nella vita fisica e la necessità di non sprecare l'opportunità che stiamo vivendo. Legare le persone alle tombe dei morti è un modo per ancorare l'attenzione delle persone al passato. Ancorare l'attenzione delle persone al passato significa impedire loro di costruire il futuro, impedire loro di guardare il tempo che viene incontro. Ciò che si ritiene è ciò che gli esseri di sola energia vitale stagnata raccontano, ed è ciò che gli esseri umani sono costretti a credere, in quanto essi si sono spacciati per tramite fra gli esseri umani e il Dio padrone. Il Dio padrone o quella forza che in qualche modo lo rappresenta. Il culto degli antenati dei morti in generale è un culto di quelle culture che curano il passato senza guardare il tempo che viene incontro. È il prodotto diretto della pulsione di morte, il cui scopo è rendere dipendenti gli esseri umani. Il culto dei morti è funzionale a questo. È funzionale alla distruzione degli esseri umani vivi. Un attimo, scusate. Un attimo solo. Ok. Passiamo al frammento numero 12. Il frammento numero 12 dice: poiché i morti viventi sono in parte umani e in parte spiriti, eccetera. Anche la credenza secondo cui gli esseri di sola energia vitale stagnata sono in parte umani è parte dell'inganno. Essi affermano di provenire dalla specie umana, la specie più grande e prediletta del pianeta. Noi diventeremo come loro, la specie più grande e prediletta del pianeta. Il gioco dell'inganno. Un inganno che mi ricorda molto le sedute spiritiche che vengono fatte in Occidente per cercare il contatto con i morti o con gli angeli protettori. Considerare se stessi al centro del mondo. Tanto più si considera se stessi al centro del mondo, degni dell'attenzione del Dio padrone creatore del mondo, e tanto più si è prede pronte a produrre energia vitale stagnata a maggior gloria del proprio Dio e funzionale alla propria distruzione. Io, dice lo spirito padrone, ero come te. Tu fa quello che voglio io e diventerai come me. Quale inganno, quale truffa si subisce pensando a se stessi padroni del mondo. Passiamo ora alle credenze presso varie culture africane. Di queste culture prendiamo solo alcuni aspetti, anche se sappiamo che quegli aspetti sono parte di una struttura di pensiero molto più vasta e articolata, anche più di quanto lo stesso antropologo immagina. Alcune di queste credenze sono manipolazione e innesti del terrore dei missionari cristiani, altre sono le credenze costruite dalla cultura stessa. E vediamo un attimino il 13. Il frammento 13. Secondo gli Akamba, alcuni spiriti sono stati creati da Dio e altri sono stati un tempo esseri umani. Dio li controlla e a volte li invia come suoi messaggeri. Alcuni sono amichevoli e benevoli, altri sono malevoli, ma la maggioranza è neutrale o buona e cattiva insieme, proprio come gli esseri umani. La gente dice di vedere gli spiriti soprattutto sulle colline o lungo i letti dei fiumi. In questi luoghi si vedono di notte le loro luci, si sente muggire il loro bestiame o piangere i loro bambini. Gli Akamba divino gli esseri di sola energia vitale fra quelli che sono stati un tempo esseri umani e quelli che sono stati creati da Dio padrone. È interessante questa visione, sta a significare gli esseri di sola energia vitale che nascondono nella natura e che crescono dividendoli dagli esseri umani di energia vitale che si presentano come
morti viventi, cioè esseri soli di una longevità stagnata. Perché è interessante? Perché sono in grado di identificare due specie di esseri di sola energia vitale, comunque diversi fra di loro, anche se probabilmente non ne scorgono scopi e fini, né comprendono le differenze, se non quelle di identificare una specie come loro proiezione e una specie come cosa diversa da loro. Anche la natura degli esseri di sola energia vitale viene definita in base alle relazioni che questi hanno con gli esseri umani. Il fatto di definire un essere benevolo, malevolo o neutro identifica essenzialmente la sua arte dell'inganno, dove il benevolo è il distruttore della vita umana, in quanto l'inganno si costruisce attraverso la benevolenza. Il neutro è quello cui le relazioni con gli esseri umani non interessano, in quanto interessi diversi, e il malevolo è quell'essere di sola energia vitale che costringe gli esseri umani a prendere coscienza di se stessi ed agire affinché questi imparino a mettersi in guardia contro gli inganni. Purtroppo, spesso ottiene l'effetto opposto, ma almeno ci prova. La gente dice di vedere spiriti ovunque e interpreta le loro azioni proiettando la loro attività, cioè non dei spiriti della gente, la sua attività sarebbe. Questo è legato alla propria interpretazione e descrizione dell'attività degli esseri di sola energia vitale. L'attività degli esseri di sola energia vitale è paragonata a quella degli esseri umani. Anche loro mangiano, anche loro si procurano il cibo, anche loro imparano, anche loro dormono nei loro luoghi prediletti. E passiamo al frammento 14, all'estratto 14. Gli ancore hanno per i loro gruppi di lignaggio spiriti custodi e li chiamano Emandua, che sono benevoli e servizievoli. Gli spiriti di famiglia, le Mizinumbu, o morti viventi, puniscono le azioni malvagie e si ritiene che siano responsabili di molte sventure non causate da magia nera e stregoneria. C'è un culto degli spiriti custodi. I morti viventi sono profondamente coinvolti negli affari di famiglia. La cultura degli ancore conosce sia gli alleati che gli esseri di sola energia vitale stagnata. Mentre i primi li considera dei custodi e ha dei culti di relazione con loro, nei confronti di morti viventi ha un atteggiamento meno benevolo. Ritengono che questi siano vendicativi, punendo quelle che loro ritengono azioni malvagie e che siano responsabili di molte sventure non dovute a cause apparenti o da magia nera. Gli esseri di sola energia vitale stagnata sono molto invischiati negli affari delle famiglie e il loro intendimento controllarle, dominarle e renderle dipendenti dalle loro decisioni. Passiamo al 15. Gli Asanti hanno spiriti che animano alberi, fiumi, animali, talismani e così via. Sotto di essi si trovano gli spiriti di famiglia, si ritiene che siano sempre presenti e che agiscono come custodi. Si pensa che gli spiriti bambuti servano Dio come guardia caccia e vengono descritti come piccoli, di pelle scura, con gli occhi lucenti, i capelli bianchi e la barba, vivono nelle cavità degli alberi e puzzano. Interessante la posizione della cultura degli Asanti, che individua le coscienze di sé che animano esseri animali ed esseri vegetali, anche se separano la coscienza che colgono dalla forma che la contiene. Sotto quelle coscienze di sé stanno gli esseri di sola energia vitale stagnata, gli spiriti di famiglia. In effetti, chi altera la percezione vede le ombre nere estremamente pesanti, quasi una forma corporea, mentre la coscienza di sé degli esseri della natura è luminosa e leggera. La luminosità e la brillantezza determinano la superiorità. Gli spiriti, fra virgolette, si ritiene che servano Dio come dei guardi a caccia. La descrizione che ne viene data è quella di essere di sola energia vitale stagnata, diversi da quelli che si presentano come appartenenti alla famiglia per prendere il controllo dei familiari. Comunque hanno sempre lo stesso ruolo e l'oggetto della caccia è l'essere umano da ridurre in produttore di energia vitale stagnata. E vediamo all'estratto numero 16. Gli Ewe credono che i loro spiriti siano stati creati da Dio per far da intermediari fra lui e gli esseri umani. Dunque, anche per gli Ewe il discorso non cambia. Gli esseri di sola energia vitale sono superiori e fanno da tramite quel Dio padrone. Pertanto, ne subiscono la dipendenza. E passiamo al passo 17, all'estratto 17. In aggiunta a questa complessa situazione di concetti di spiriti per i Baganda,
Esiste un'altra forma di esseri poteri spirituali, conosciuti come Mayembe, letteralmente corna. Questi sono oggetti, soprattutto corna di bufali e antilopi, usati da indovini o uomini di medicina nella loro pratica, e funzionano quando gli spiriti sono chiamati o convocati dai padroni dei Mayembe. Gli spiriti da soli non sono il Mayembe. Le corna da sole senza gli spiriti non possono funzionare come Mayembe. Infine, dunque, una curiosità della cultura Baganda, i quali costruiscono delle relazioni con esseri di sola energia vitale, e in questo caso sono gli alleati, sono degli alleati per la costruzione di un futuro comune. I Mayembe, che costruiscono i corni, hanno in sé degli esseri di energia vitale che aiutano gli esseri umani di medicina, gli uomini di medicina, ad entrare in armonia col mondo che li circonda. Il corno, lo spirito e l'uomo di medicina formano un trio magico per l'armonia col mondo circostante. È sintomatico che questa pratica non sia della popolazione, ma di singoli individui che raccolgono il potere di essere che, uscendo da loro, si trasmette nel mondo circostante e attraverso delle ritualità costruiscono dei ponti operativi. Che ne è di un Mayembe quando esce dalla cultura Baganda? È solo un corno impugnato da un essere umano che deve costruire un altro tipo di relazione se non vuole essere travolto dagli eventi. E questo è il commento di quelle culture. O meglio, è il commento di alcuni aspetti dello sciamanesimo. E adesso concluderemo tutto il discorso con una lunga conclusione per capire dove sta l'inghippo, dove sta il punto di rottura fra lo sciamanesimo e il paganesimo politeista. Concludendo dunque, in questo lavoro si sono incontrati due tipi di esseri di sola energia vitale: gli esseri di sola energia vitale stagnata, che vengono chiamati morti viventi, e gli esseri di sola energia vitale, che vengono definiti in vario modo, ma che dalle loro relazioni identifichiamo con alleati, cioè esseri con i quali possiamo camminare assieme costruendo delle relazioni senza essere danneggiati, almeno nella struttura energetica. Esseri di questo tipo non sono presenti soltanto nelle culture africane che si è voluto considerare in relazione a delle fotocopie mandate da chi sollecitava un'analisi in tal senso, ma sono presenti anche nelle culture europee. Leggiamo ad esempio nelle credenze dei cimbri nelle facoltà soprannaturali dell'uomo, scritto da Schweitzer, pubblicato da Turchas Gareida, dice: uno spirito, o come si dice nella Val dei Mocheni, Skein, è un qualche cosa di incorporeo, che per lo più può essere visto da determinate persone, mentre altre non sono in grado di percepire nulla. Sotto questa categoria annovero fenomeni di due specie: 1. Le apparizioni luminose o ignee; 2. Quelle simili di aspetto al morto, nei sette comuni dette warpos. Una spiegazione possibile del divenire spettri trovo in Zingerle, sit 447 da Palù. Se uno per disgrazia o sua colpa muore prima di quanto ha fissato il Dio, il suo spirito ha da vagare fino a che non sia trascorso il tempo assegnatogli da vivere. Come si può constatare, anche pescando da varie tradizioni, esiste la capacità percettiva dell'essere umano di vedere fenomeni esterni alla ragione. Esistono fenomeni che si manifestano che la ragione tende ad ignorare, ed esistono inganni che su quelle percezioni vengono costruiti. In questo lavoro si sono incontrati esseri umani che vedono gli esseri di sola energia vitale, stagnata, e che costruiscono delle relazioni di dipendenza. Si sono trovati esseri umani che subiscono il condizionamento delle religioni rivelate. Si sono incontrati esseri umani che vivono degli stadi di percezione alterata. Si sono trovati degli esseri umani che trasformano se stessi e che, a seconda del tipo di trasformazione, si chiamano stregoni, indovini e uomini di medicina. Si è trovato un caso in cui una cultura riconosceva, anche se chiamandole come spiriti, le coscienze di sé, degli esseri della natura. Si sono trovate le interazioni degli esseri umani con esseri di sola energia vitale. Attenzione, non si sono mai incontrati né gli esseri umani che si fanno Dio, né le linee di tensioni consapevoli, né gli dèi. Perché questo? Perché la percezione delle linee di tensione consapevoli di sé e degli dèi è possibile soltanto da parte degli esseri umani che si fanno Dio e se stessi.
Il concetto di farsi Dio all'interno del sistema sociale in cui viviamo è uno dei concetti più osteggiati che ci siano. L'accusa è: tu pecchi di presunzione. Ricordate, chiedete a un pagano, sei tu un Dio? Vi dirà sempre sì. In ogni sistema sociale umano, il motivo conduttore è la sottomissione dell'individuo al sistema sociale stesso. I cristiani, e più in generale tutti coloro che traggono vantaggio dalla sottomissione, hanno sempre lavorato per costringere il nuovo nato ad adeguarsi. Cosa significa adeguarsi? Significa che ogni modificazione al sistema sociale deve essere fatta partendo dalle regole specifiche che determinano i passaggi, tempi e modi per modificare il sistema sociale stesso. Questo è corretto, in quanto salvaguarda le conquiste del sistema sociale da chi, imprimendo variazioni distruttive e repentine, lo danneggerebbe irrimediabilmente. Questo metodo è stato imposto anche al singolo soggetto. La famiglia, alla lunga, conosce soltanto l'imporre delle regole a cui richiede adattamento. Un sistema sociale è una cosa, un sistema educazionale è un'altra. Se è comprensibile il processo di adattamento su regole e condizioni di un sistema sociale, non è accettabile che gli stessi sistemi vengano imposti all'individuo. I componenti di una famiglia dovrebbero essere sempre in modificazione continua, sia nel sapere che nella conoscenza, che nella capacità di affrontare nuovi problemi, mentre invece subiscono la violenza della coercizione e si sottomettono ad un sapere regolato per costruire sottomissione. Questa coercizione è quanto blocca lo sviluppo dell'individuo allo stadio più basso. Il sistema sociale in cui viviamo è retto da esseri umani che si ritengono creati da un Dio padrone. Sono creati da un Dio padrone anche tutti quegli esseri umani che comunque si definiscono cristiani, al di là che accettino o meno le regole assolute. Cioè non è necessario bruciare vive le persone per essere cristiani. Si è cristiani in ogni atteggiamento dell'esistenza. Ed è questo che distrugge l'esistenza. Che dopo la società civile venga a limitare quelle che sono le tensioni del cristianesimo, le limita, le taglia, e molti cristiani hanno costruito questa società civile insieme a molti atei, insieme a molti agnostici, questo è un altro discorso. È un altro discorso perché? Perché la società civile è superiore a quello che è la coercizione cristiana, ma quegli uomini sono sempre cristiani e il cristianesimo tenta sempre di avere il sopravvento. Dunque, questa coercizione quanto blocca lo sviluppo dell'individuo allo stadio più basso. Il sistema sociale in cui viviamo è retto da esseri umani che si ritengono creati da un Dio padrone dell'universo e convinti che qualunque cosa facciano, comunque esiste in loro uno spirito immortale. In realtà non è così. Partendo da questi a priori, subiscono l'inganno, partendo da una presunzione di onnipotenza che maschera la loro inadeguatezza davanti alle condizioni della vita. Blocca il loro sviluppo percettivo a livello più basso e chi tenta di svilupparsi oltre viene immediatamente accusato di volersi impossessare del sistema sociale, in altre parole di voler far concorrenza al comando sociale. L'individuo viene educato alla sottomissione, che non è l'accettazione delle leggi e delle regole sociali, le quali magari vengono nascoste per ingannarlo, ma la sottomissione ad una struttura emozionale in modo da renderlo impotente davanti alla vita. Anziché essere composto da esseri umani padroni di sé stessi, il sistema sociale in cui viviamo viene composto da esseri umani che, anziché essere senza braccia o senza gambe, sono menomati nella psiche e nella struttura emozionale, sì da portare a gravi conflittualità nel sistema sociale. Il sistema sociale, anziché costruirsi e svilupparsi per migliorarsi, è costretto a situazioni conflittuali che non gli consentono il benché minimo progresso umano. La percezione di questi individui, quando ancora riescono ad uscire dalla ragione, nei paesi occidentali il problema è molto grave, riescono a raggiungere livelli minimi, come la percezione di un circostante appena fuori dalla ragione stessa. Questi esseri umani non hanno disciplina sufficiente per percorrere un sentiero virtuoso attraverso il quale costruire loro stessi e non sono in grado di riconoscere se stessi dei che si costruiscono per diventare eterni nell'infinito dei mutamenti. Il loro sguardo non va oltre gli esseri di sola energia vitale e quando li vedono li descrivono con immagini tali da sottometterli. O sono dei che chiedono sottomissione o speranze in cui ripongono il loro fallimento. Questo è dovuto essenzialmente alle religioni rivelate,
ma anche all'incontro che le loro finalità hanno avuto con i comandi sociali delle varie culture. Solo alcune persone riescono a sollevare lo sguardo oltre a questo limite. Solo alcuni che diventano eccezioni, anziché andare a descrivere il loro cammino, descrivono le sensazioni raggiunte, la conoscenza incontrata, la saggezza svelata. La verità, fra virgolette, raggiunta diventa principale rispetto al percorso di libertà che, più o meno consapevolmente, hanno seguito per costruire la verità raggiunta. Proprio perché fanno questo, negano l'esistenza di una verità da raggiungere e affermano l'inutilità nel continuare a costruirsi. Ma tu, chi ti credi di essere? Io voglio diventare. È una risposta che non esiste nel fare umano, se non nell'ambito definito delle categorie sociali relative al comando sociale. Voglio diventare capo ufficio, voglio diventare presidente, voglio diventare ingegnere. Dove il diventare è il raggiungimento di un limite comunque già descritto e definito. Voglio diventare io come essere umano per costruirmi all'infinito, nell'infinito per l'infinito. È letto dal comando sociale come una bestemmia, in quanto egli non è in grado di trasformare questo fare in monetizzazione. Non è in grado, cioè, di trasformare questo fare in potere per impossessarsi degli individui. In questa situazione diventa raro il fatto che degli individui sviluppino a sufficienza il Dio che cresce dentro di loro, al punto tale da incontrare gli dèi del mondo circostante, superando lo spazio che fra la percezione degli esseri umani e gli dèi occupano gli esseri di sola energia vitale. Esistono delle tradizioni di stregoneria che parlano di controllare gli spiriti. In realtà sono delle tradizioni il cui scopo è il raggiungimento di alcuni successi nell'ambito della ragione, sfruttando la diversa composizione fisica degli esseri di sola energia vitale. Solo che il prezzo da pagare è l'energia vitale dell'individuo che si crede potente e manipolatore degli spiriti stessi. Gli esseri di sola energia vitale stagnata costruiscono delle alleanze soltanto con quegli individui che li aiutano a mettere in ginocchio gli esseri umani. L'aiuto che forniscono è costituito nell'alimentare la loro attenzione attraverso un flusso di energia vitale. Dal momento che la loro energia vitale stagnata distruggono anche il loro servo. Lo distruggono sia quando il servo è tale per l'occupazione di una posizione sociale dalla quale trae piacere a sottomettere, sia quando il servo ha alterato la percezione. Li ha scorti e loro sono riusciti a fargli credere di essere degli angeli, dei demoni, degli inviati del Dio padrone o della Madonna o del Dio stesso, a seconda dei casi. Gli esseri di sola energia vitale stagnata in realtà non aiutano nessuno nel proprio intento, aiutano solo se stessi a procurarsi, alimentare e mantenere la loro riserva di cibo sotto forma di esseri umani disperati e supplici in ginocchio. E questo è l'amore di Dio. Quella signora che si è telefonata dicendo Dio è amore, Dio è questo. Gli esseri di sola energia vitale che chiamiamo alleati, in quanto si cibano di energia vitale libera, che al di là delle specificità del suo sapore non è energia vitale stagnata, si alleano agli esseri umani in un solo caso: combattere gli esseri di sola energia vitale stagnata, che con la loro azione danneggiano le loro riserve di cibo. Altri tipi di alleanze sono pericolose per gli esseri umani, in quanto loro attingono conoscenza per costruire la loro consapevolezza. La maggior fonte di conoscenza del pianeta, espressa in maniera elementare, spesso attraverso l'infantilismo della descrizione della ragione, immediatamente accessibile e trasformabile in modificazione della loro conoscenza, è data dal fare, cioè dall'attività, degli esseri umani. Qual è il rischio dell'alleanza con loro che non sia scendere sul piede di guerra contro la sottomissione? Che questi esseri di sola energia vitale fissino l'attenzione umana nella ripetizione ossessiva di cose inutili. Vedi, non so, il collezionismo fino a se stesso, o passioni per cose che procurano piacere ma non apportano alimento alla conoscenza né alla determinazione soggettiva, la cui ripetizione serve a loro per fissare e articolare concetti per costruire la loro conoscenza. Detto in parole diverse, si rischia di diventare come dei topolini che agiscono all'interno di una gabbia emozionale al fine di permettere allo sperimentatore di fare le sue analisi e le sue deduzioni scientifiche. Apparentemente questo non danneggia l'essere umano,
mina però la sua capacità di costruire e alimentare la sua conoscenza e usarla per determinare la propria esistenza. Non si distrugge il proprio campo vitale, non si alimenta il Dio che cresce dentro un essere umano. Il passo è successivo. Il passo che fa il pagano è quello di andare oltre questo stadio e alimentare il Dio che cresce dentro per incontrare gli dèi del circostante. Al di là che l'incontro avvenga attraverso visioni, sentire, percepire, intuire, coincidenze positive o altro, l'incontro con gli dèi non è una gita scolastica, ma avviene quando la propria esistenza viene avvolta da un intento prioritario di costruzione e sviluppo, e questo intento prioritario è seguito da tanti intenti contingenti, quali espressione di ogni specifica relazione soggettiva, soggettività-oggettività che quell'individuo incontra. È l'urlo di esistenza dell'individuo davanti al mondo, il suo intento che chiama gli dèi ad allinearsi. Quando un individuo giunge a questo livello di determinazione soggettiva, allontana da sé tutti gli esseri di sola energia vitale, gli spiriti. Quando un essere della natura pratica l'intento divino della costruzione di se stesso, gli esseri di sola energia vitale scappano, perché ogni azione, ogni intenzione, ogni imprecazione, ogni strategia nella vita proietta delle quantità micidiali di energia vitale finalizzata che per gli esseri di sola energia vitale, anche per gli alleati, risulta distruttiva e disgustosa. Quali sono gli esseri che si avvicinano a quell'essere umano? I primi ad avvicinarsi sono gli esseri della natura, che con lui vivono lo stesso intento. Tutte le storie di animali magici che trovi nelle leggende sciamaniche altro non è che questo. Questi sciamani e questi stregoni hanno potuto dominare ed usare gli esseri di sola energia vitale solo perché erano dei, solo perché stavano costruendo il Dio dentro di loro. E gli dèi della natura, come gli alberi magici, gli esseri animali magici, rispondevano per unire l'intento nelle diverse situazioni di vita. L'essere umano che costruisce il Dio che cresce dentro, nel far questa operazione cambia anche il mondo che lo circonda. Non lo cambia per adattarlo a sé, ma lo cambia perché la tensione che egli produce attraverso la propria volontà per plasmare l'energia vitale dentro di sé proietta delle tensioni specifiche nel mondo circostante, facendo variare le linee di tensione che attraversano il sistema sociale in cui vive. Il provvedimento di modificazione di un aspetto del sistema sociale è preso perché la società ha deciso di prendere quel provvedimento, ma che quel provvedimento vada nella direzione di ampliare la libertà degli individui o aumentare i loro doveri per meglio sottometterli, è dovuta alla quantità di dèi che quella società riesce ad esprimere. Per concludere, l'essere umano e le sue esperienze di essere divino. L'essere umano che costruisce il Dio che cresce dentro di lui deve innanzitutto costruire autodisciplina e impeccabilità nelle sue azioni e nel suo intento. Dove per autodisciplina e impeccabilità non significa imporsi delle condizioni morali del tipo: dal momento che io sono una persona violenta, devo da oggi in poi soffocare la mia violenza e diventare una persona umile, o viceversa, e fare uno sforzo immenso per soffocare le spinte che da dentro di lui vanno fuori. Autodisciplina e impeccabilità consistono nel dare una direzione di costruzione soggettiva alle forze che da dentro l'individuo vanno fuori di lui. Un individuo violento userà la violenza come atteggiamento soggettivo nei confronti della vita per costruirsi, anziché usarla per distruggerli. Nel far questo, con tutto il resto descritto nel crogiolo dello stregone, disciplina la propria percezione e l'interazione soggettiva con le proprie proiezioni. Un'allucinazione la chiamerà allucinazione, un'allucinosi la chiamerà allucinosi, un'esperienza obe sarà un'esperienza obe, chiamerà le cose col loro vero nome. Gli esseri di sola energia vitale saranno esseri di sola energia vitale, che lo circondano e ai quali non dedicherà molta attenzione, in quanto li definirà per quello che sono e non per quello che vorrebbero apparire o che un individuo non autodisciplinato vuole che fossero. Incontrerà gli esseri di sua energia vitale, ma l'autodisciplina e l'intento della sua costruzione li allontanerà. Incontrerà il divino che lo circonda sotto forme di coscienza di sé, quali espressioni di esseri della natura con i quali fonderà il proprio intento, qualora le condizioni lo consentano.
Lasciamo alla soggettività del singolo, dove porta il suo sentire e il suo intuire. Le linee di tensione coscienti di sé alimentano il corrispettivo dentro l'essere umano, sia che egli ne sia cosciente o meno. L'importante è che egli abbia energia vitale e attenzione sufficiente ogni volta che pratica un'azione attraverso la quale risolvere una contraddizione e alimentare il proprio intento. Se a quell'individuo piaccia o meno la visione del mondo degli esseri di sua energia vitale, sono affari suoi, nel senso che riguarda il suo sentire e la sua percezione. Io personalmente non ho particolari predilezioni per esso, so che è là, ma tutto sommato non so che farmene. Alla fine la cosa importante non è diventare padroni dell'esistente, ma imparare a modificare se stessi per muoversi al meglio nell'esistente. Chiunque può scegliere, io scelgo gli dèi, e sono quelli che alimento nella costruzione del mio percorso e che riconosco come enti reali che mi camminano a fianco mentre svolgo le mie azioni. Il potere che li chiama è il mio intento, il potere che li tiene legati a me sono le mie azioni, il potere che mi permette di riconoscere l'intervento è il mio intuire. Dopo di questo la mia libertà mi appartiene in quanto libertà è divinità di ogni Dio. Marghera, 25 giugno 1999, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questo che vi ho letto oggi è l'ultima parte del trattato Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei, che non ha nessuna pretesa di essere un grande trattato, ha la pretesa di definire alcune cose affinché siano chiare per tutti quelli che vanno a percepire la vita. Pronto? Chi parla? Quello dell'altra volta. Sotto Maggio Nuovo. E allora? L'altra volta, per il 31 dicembre, è venuto sul libro. Sì? E perché non devo parlare di moneta? Perché è già stato parlato dell'Anticristo. Tutti sanno che cos'è l'Anticristo. Tutti sanno che cos'è l'Anticristo. Certo, se vuoi ti metto giù il telefono e te lo dico. Allora forse è meglio che ci mettiamo d'accordo cosa significhiamo. Io ti chiedo una cosa, che cos'è per te l'Anticristo? Benissimo, questo è un tuo problema. Cioè se tu dai questa definizione alle cose, tra me e te c'è un muro altissimo e non c'è corrispondenza. Allora, facciamo così, io metto giù il telefono, ti spiego che cos'è l'anticristo. No, no, l'essere umano non è creato di immagine e somiglianza di Dio padrone. I cristiani non si possono permettere di significare quel cazzo che vogliono alle loro cose, non posso insultare le persone. Come no? Mi hai dato una definizione di cos'è l'anticristo che è offensiva. Che si fanno sottomettere al mio tempo. No, perché questa è la loro pratica. È definita in milioni di testi. Adesso te lo dico, metto giù il telefono e te lo dico. Io faccio quello che io intendo fare e che voglio fare. Comunque metto giù il telefono e ti dico che cos'è l'anticristo, ok? Va bon, ciao. Ho dato nome, cognome e indirizzo. Lo do sempre all'inizio e alla fine della trasmissione. Abbi pazienza e lo avrai a fine trasmissione, ok? Ok, ciao. Allora, che cos'è l'anticristo? L'ho già detto un sacco di volte. Io sono un guardiano dell'anticristo. Cosa significa? L'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda arriva dall'essere umano e gli dice all'essere umano: togliti dalla posizione in ginocchio, togliti dalla sottomissione. La più grande operazione di devastazione degli esseri umani, la più grande operazione per mettere gli esseri umani in ginocchio, è avvenuta ad opera del cristianesimo. Il cristianesimo, l'unica cosa che ha fatto, l'unica tradizione, è stata quella di sottomettere gli esseri umani a delle invenzioni. Il respiro, siccome questa è la più grande operazione di sottomissione, l'anticristo altro non è che il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda, dagli dèi che non potevano essere messi in ginocchio dal cristianesimo, poteva solo alzare delle barriere,
arrivano all'essere umano e dicono: coraggio, togliti dalla posizione di ginocchio, io alimento i percorsi di libertà all'interno degli esseri umani, qualunque percorso di libertà. Aiuto Giordano Bruno quando Giordano Bruno fa le sue teorie, aiuto il Pomponazzi, aiuto la vecchietta che vuol curare perché la donna non muore, aiuto quello che studia anatomia perché possa raccogliere i cadaveri e studiare meglio perché la gente non stia male, aiuto tutto ciò che permette di sottrarre l'essere umano dalla sottomissione. Questo respiro di libertà, che è un flusso di energia, ci arriva dagli dèi che ci circondano, arrivano verso l'essere umano e dicono: togliti dalla posizione in ginocchio. Questo è l'anticristo. Che dopo i cristiani per anticristo intendano cose diverse, diano dei significati diversi, danno delle informazioni diverse, beh, questo è un problema loro. Loro, dal momento che considerano il macellaio di Sodoma e Gomorra l'essenza fondamentale della loro religione, il bene, perché lui ammazza la gente che non si può difendere, e questo loro lo chiamano bene, è ovvio che chiameranno male tutto ciò che costruisce libertà. Ma questo è un problema dei cristiani. Questo è un problema loro, è un problema di chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra. Dopodiché nessuno insulta un cristiano chiamando il loro Dio il macellaio di Sodoma e Gomorra, nessuno lo insulta. Lo chiama semplicemente, lo definisce per le sue azioni. Che il cristianesimo sia sottomissione del più debole al più forte, non lo dicono io, me lo dice 1500 anni di storia. Cioè 1500 anni di storia vanno a definire questo. Non sto dicendo io, cioè il fatto di battezzare i bambini, mettere in ginocchio i bambini, questa è arte del cristianesimo. Il cristianesimo è questo, non è una cosa diversa da questo. E questo è l'insieme delle religioni rivelate. Cioè le religioni rivelate fanno questo, volenti o nolenti. Potete essere d'accordo con loro, potete aiutarli a mettere in ginocchio chi non si può difendere, potete fare quello che volete. L'unica cosa che fate appoggiando la religione rivelata è distruggere il Dio che cresce dentro gli esseri umani. Questo sì, questo lo fate, e questa è la perversione, questo è veramente ciò che danneggia il nostro sistema sociale, che vi piaccia o non vi piaccia, e l'anticristo è il respiro di libertà che nel mondo giunge all'essere umano affinché si tolga dalla posizione in ginocchio. Pronto? Allora, abbiamo sempre sto provocatore, sto ricattatore che continua a telefonare. Ho già fatto andare in bestia Franco, staremo a vedere che cosa altro succederà, insomma. Pronto? Purtroppo abbiamo tutti questi personaggi. Vi ricordo una cosa per inciso, siccome mi è venuta in mente una cosetta, no? Un attimo. Pronto? Siccome qualcuno dice: ma tu quei tempo di romani, i pagani facevano questo, facevano quello, chiariamoci una cosetta. Io dico che cos'è il paganesimo, Francesco dice che cos'è il paganesimo. Pronto? Francesco dice che cos'è il paganesimo, i pagani oggi dicono cos'è il paganesimo. I cristiani devono chiamare quelli che avevano la religione col nome con cui loro chiamavano loro stessi. Perché il termine pagano fu coniato dai cristiani a un solo scopo: insultare le persone delle altre religioni, denigrarle. Noi facciamo proprio quel termine pagano e noi lo riempiamo di significato. Per cui se voi volete parlare dei pagani, parlate di noi. Ma voi dite: i romani erano pagani? No, i romani avevano la loro religione, che i cristiani definivano pagana. È chiaro questo? L'imperatore romano aveva la sua religione che i cristiani definivano pagana, ma sono problemi dei cristiani. Cioè le definizioni sono problema loro. È chiaro che se loro vanno avanti ad insultare la vita si ribella. Questo né più né meno. Pronto? 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 Ciao Francesco. Ciao. Io ti definisco più che apprendista stregone, ti definisco il ragioniere dell'anticristo. Ma tu devi aver avuto molta amarezza da questa Chiesa cattolica, da come che ti esprimi. E ora ti chiamo ragioniere dell'anticristo perché hai una fraseologia. Io non ho avuto nessuna amarezza da nessuno, è solo un nemico e basta. No, per avere questa credine. No, non ho nessuna credine io. Sì, da questo lato sei un ragioniere, perché ragioni, cioè
La tua religione la senti, come si può dire, la vuoi rendere scientifica, insomma, però usi una fraseologia molto complessa, che in tanti momenti potrebbe trascendere la stessa logica della costruzione verbale delle frasi, non so se mi hai capito. Vorrei darti un esempio. Uri Geller, lo conosci chi è? Un pagliaccio. Ecco, ma però aveva delle virtù paranormali, per cui riusciva a piegare forchette e coltelli. Erano trucchi, erano però un sacco di mondo si è inchinato a questa paranormale abilità di Uri Geller. Però vedi, lo stesso Uri Geller, quelle forchette che lui piegava con lo sguardo, con il magnetismo dello sguardo, trucchi. Non riusciva a raddrizzarle. Com'è questo fatto? Erano trucchi. No, no, esistono dei fattori paranormali. Tu fai bene a non credere a queste cose, perché effettivamente anche il buon Dio ci ha messo in guardia da questi fenomeni. Ma tu assomigli un po', perché a me sembra che tu per adesso, nel tuo proseguo non della tua vita materiale, ma della tua vita religiosa, sì, nello stesso tempo energia vitale come energia stagnante, capisci? Tu non sei dell'idea. Ai ai ai, quanta confusione che facciamo, quanta confusione. No, ma tu giustamente hai criticato anche il sciamanesimo. Io non l'ho criticato, fa parte del paganesimo e sciamanesimo, solo che è una forma inferiore. Sì, ma fa molto uso del paranormale, e tu hai condannato il paranormale di Uri Geller. Ma Uri Geller era un truffatore? No, penso che sia interessato perfino a CIA, al suo caso. Sì, ma infatti quando ho scoperto che era un truffatore, l'hanno smascherato e sparito. Dai. Ma diciamo, l'esempio che voglio dare di quest'uomo è che il fatto paranormale è sempre negativo, anche se inizialmente può sembrare straordinario, eclatante, eccetera. Guarda, però ha sempre la sua negatività. Questo guarda, tutte le cose, tutti gli elementi che tentano di intervenire nel mondo quotidiano, che sono cosiddetti paranormali, il 99,9% sono delle truffe. Esiste un 0,1%... che però è una cosa occasionale, anche nella singola persona. E una volta che la persona lo fa, succede una o due volte nella vita, dopodiché sparisce. E deve essere così. Deve, non può non essere così. Se gli esseri umani potevano piegare con la mente il ferro, noi avremmo sviluppato questa capacità all'interno della specie, cioè sarebbe una cosa normale. Questo è... Quindi tu escludi... Ma era solo tu. Tu escludi che la divinità dell'uomo possa affidarsi anche a questi fenomeni. Il problema è un altro. Il problema che tu consideri è che il mondo quotidiano, il mondo della ragione, il mondo come tu lo percepisci, sia l'unico mondo possibile. E questo è. E allora tu vedi il divino come quello che interviene in questo mondo, ma è una tua limitatezza. E invece quello che vedo io è l'uomo che si espande oltre lo sconosciuto della ragione, oltre il mio dilemma, Claudio, è questo. Perché tu parli come parlerebbe oggi Gesù Cristo se venisse no, sulla terra. No, io è cazzato per piacere, dai, per piacere. Che poi oltre no, è la verità. Ma guarda che stai parlando delle operazioni politiche che non hanno niente di reale. Non è mai ma ognuno di noi c'ha bisogno di una certa originalità per esprimere un'idea. Siccome che nel bailamme comune tutto va quasi a catafasi, basta vedere i poteri come che agiscono nel pianeta. Tu, in certo senso, ti isoli da tutte le religioni possibili, immaginabili. Io non traffico in schiavi, tanto per essere, esatto. E non sottometto bambini. Esatto. Tanto per essere chiari. Ma per esempio, come che è esistito l'impero macedone, l'impero romano, l'impero cinese, delle dinastie di Ming, eccetera, per andare nei secoli più lontani e nei più vicini, l'impero britannico, eccetera, oggi viviamo nel clima dell'impero nordamericano, per esempio. Quindi questi imperi sono quelli che comandano il mondo, cioè questo purtroppo il dio malefico che governa il mondo.
questi imperi che ti costringono ad agire come schiavi, ecco, no. Esatto, come tu dicevi. Un conto è la società civile e un conto è la morale che sta dietro la società civile. Non è mai successo nella storia che un sistema religioso determinasse i comportamenti della società civile. O ma meglio, è successo, però è successo. Perché? Perché purtroppo, o per obbligo direzionale dell'istituzione stessa religiosa, sono stati costretti non costretti, ma deliberatamente si sono alleati sempre con i potenti della terra, capisci? E questo è il grave errore delle religioni. Loro non hanno fatto nessun errore e non è vero che le religioni rivelate, sto parlando del cristianesimo in particolare, si sia alleato con i potenti della terra. Al contrario, loro hanno prodotto i potenti della terra. Quelli che vengono chiamati potenti della terra sono il prodotto dell'orrore cristiano. Infatti Gesù metteva in guardia di potere del terra, ha sempre detto il mio regno non è di Gesù questo mondo. Gesù faceva le stesse robe che faceva Wojtyla le faceva lui, dai. No, ha sempre detto il mio regno non è di questo mondo. Di puttanate Gonzo di Pilato che gli chiedeva. Senti, lui ha detto non passerà questa generazione prima che voi non mi vedete apparire sulle nuvole a destra di mio padre. Ha detto una puttanata, è un povero pazzo, faceva comodo a chi l'ha scritta quella roba, però ti sembra che un eternauta abbia l'orologio come tu, cioè il cronometro eterno, lo vuoi capire questo? Va bene, dai. Francesco? Dimmi. Siamo qua alla discussione. Ciao, grazie. Pronto? Bon. Allora, visto che siamo qui e visto che la trasmissione sta andando alla fine, io non vedo arrivare i ragazzi che dovrebbero arrivare, andrò avanti altri 5-10 minuti e poi mi organizzerò eventualmente se non dovessero arrivare. Allora, qual è il grosso della trasmissione che andiamo avanti ancora? Andiamo avanti con... Andiamo avanti con un po' di rassegna stampa, no? E parliamo esattamente 10 anni al mormone incestuoso. Salt Lake City, condannato per incesto a 10 anni, sì? E condannato per incesto a 10 anni di prigione e a $10,000 di multa, David Hartley Kington, trentenne poligamo che nel 1997 aveva sposato, secondo il rito della religione di Mormoni, la nipote quindicenne. La poligamia illegale in America è ancora praticata da 30,000 mormoni nell'Utah e la praticano attraverso la violenza. Questa non è accettabile, cioè questo qua fa parte di un sistema religioso che è in contrasto con quello che è l'ordinamento civile, l'ordinamento giuridico. Questo non è assolutamente accettabile. E passiamo ancora dalla Repubblica dell'11/7/1999, Chador vietato per 3 studentesse a Ginevra. 3 studentesse di medicina non potranno frequentare i corsi degli ospedali universitari di Ginevra perché la direzione ha rifiutato di accettare il loro velo islamico. Le tradizioni islamiche stanno fuori dalla porta, sì? Stanno fuori dalla porta, non sono estranee alla società civile. Tutti superuomini con la spirulina. Ecco qua un'altra notizia che ci viene un po' dall'antico. Gli aztechi dell'antico Messico la usavano come gli spinaci di braccio di ferro, la spirulina. Una bevanda ora lanciata alla conquista dell'Europa, la spirulina avrebbe tutte le vitamine che servono al corpo umano, meno la vitamina C, a 3 volte il contenuto di proteine e della carne, del pesce, dei pollami, più calcio nel latte e più ferro degli spinaci, oltre aminoacidi e carboidrati, l'alimentazione perfetta.
Questa qua veniva usata già dagli aztechi per cercare di star bene, cioè per trovare il proprio nutrimento. Sì? Per trovare il proprio nutrimento. Per cui adesso hanno scoperto che in effetti può essere usata per gli esseri umani. Sudan, comprati oltre 2.000 schiavi. Yargot Sudan, un'organizzazione umanitaria con sede a Zurigo, ha annunciato di aver liberato 2.035 schiavi in Sudan nel corso degli ultimi 7 giorni, portando ad oltre 11.000 il numero degli schiavi riscattati nel 1995. Questa roba l'ONU ha già dichiarato contro questa setta. Questa setta di cristiani è stata condannata dall'ONU perché le persone non si possono né comprare né vendere, tanto per essere chiari, eh? Pronto? Le persone non possono né essere comprate né essere vendute. Bene. Allora, innanzitutto prendo una piccola pausa di pubblicità, dopodiché vedo se continua la trasmissione oppure no. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do appuntamento per giovedì prossimo, per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo alle ore 15 e alle ore 19.30. Ho visto che è arrivato un ragazzo che fa musica, per cui i ragazzi sono arrivati, si stanno preparando e io c'è? E io vi do appuntamento per giovedì prossimo. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Giovedì prossimo continueremo con gli oracoli caldaici e continueremo con ciò che porta a diventare eterni, la regione romana o qualcos'altro. Grazie per l'ascolto. E vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie e a risentirci.